Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito CoBiz. Il protagonista di questo tutorial sarà appunto questa monachella allungata in acciaio, presa appunto sempre dal sito. Questo è il codice dell'articolo e queste appunto sono tutte le monachelle in acciaio. Ho preso diverse cose da questo sito, vi consiglio di dare un'occhiata e spulciare all'interno del sito. Vastissimo, è pieno zeppo di cose belle, è proprio il mondo dei sogni e anche ha tantissimi materiali in acciaio, quindi perciò ve lo straconsiglio. Io li ho già testati, già li ho portati per un giorno questi orecchini che adesso vi presenterò e non mi hanno fatto allergia alle monachelle, quindi ve le straconsiglio. Di solito appena indosso un materiale che non è in acciaio, mi diventano subito i lobi delle orecchie proprio incandescenti di fuoco e inizia poi il rash cutaneo, il prurito e via dicendo. Invece con questi materiali per il momento nada de nada. Sono ancora viva e vegeta. Oltre a questa monachella qui, poi all'interno del video vedrete anche altre versioni che posso anche mostrarvi tranquillamente adesso in anteprima. Ho utilizzato anche questi altri pernetti per chi non avesse appunto questa monachella allungata con la lavorazione che adesso andremo a realizzare al Cubic Raw con l'inserimento dei bicono Swarovski da 3 mm. Possiamo davvero decorare il mondo con questo piccolo tubicino. Infatti questo è più un video tecnica, delle piccole idee creative per andare a impreziosire o dei perni semplici oppure delle monachelle allungate, quindi è più un video tecnica, ecco. Vi lascio tutti i codici giù sotto nell'info box e nell'info box vi lascio anche un coupon. Dicevo, il sito mi ha messo a disposizione per i miei iscritti un coupon dal valore di 5 dollari. Questo coupon può essere speso sul sito solo al raggiungimento appunto dei 50 dollari. Vi lascio tutte le informazioni giù in descrizione nell'info box di questo video in modo che potete tranquillamente sbirciare e guardare qualcosina sul sito. Vi aggiungo anche che con questo codice sconto io non ricevo alcun compenso, alcun introito, quindi se voi lo spendete bene, se non lo spendete resta lì inutilizzato, non succede nulla. Perdonate se questo intro è stato lunghissimo, adesso vi mostro finalmente gli orecchini. Questa è la prima versione, utilizzando appunto la monachella, questa qui in acciaio, presa sempre dal sito di CoBiz. Ho aggiunto appunto il tubetto realizzato al Cubic Raw con l'inserimento dei bicono da 3 mm e poi sotto ho aggiunto questa decorazione con queste foglioline sempre in acciaio e questi bicono da 3 mm. Questa è la prima versione. Poi la seconda versione è questa qui che vi mostro anche all'interno del video. Per chi non avesse appunto questa tipologia di monachella allungata, possiamo tranquillamente utilizzare questo tubetto con dei perni. In questo caso sempre preso dal sito di CoBiz in acciaio, poi ho aggiunto un chidino e poi questo tubetto e questo graziosissimo grappolino realizzato con le perle di acqua dolce prese sempre dal sito di CoBiz. Io vi ripeto, i link ve li lascio giù in descrizione, vi lascio anche il codice sconto dal valore di 5 dollari e buon tutorial. Il materiale per poter realizzare gli orecchini con il tubetto al Cubic Raw è il seguente: innanzitutto un perno. Il perno può essere questo qui allungato oppure, come vi mostravo prima, anche un perno semplice. Poi vi occorrono le rocaille della Toco, queste qua sono le 110, le Milky. Poi sto utilizzando i bicono da 3 mm della Swarovski. La quantità di bicono sta a voi e mi spiego perché all'interno del tutorial vi spiego che il tubetto possiamo ovviamente decidere la lunghezza, se farlo più lungo o più corto di questo qui che vi mostro nel tutorial. Questo qui è realizzato su base da 5 crocette e ci sono voluti esattamente 6 bicono Swarovski per andarlo a impreziosire. Quindi sta a voi decidere la lunghezza appunto del tubetto e in base alla lunghezza del tubetto bisogna appunto aggiungere gli Swarovski in più. Poi, per quanto riguarda la decorazione, in questo caso ho aggiunto delle foglioline in acciaio, in questo caso invece delle perle in acqua dolce, ovviamente con anellini, con chiodini per andare ad abbellire il tutto, ma volendo potete anche utilizzare delle medagliette, dei cipollotti, delle gocce, delle nappine, qualsiasi cosa che avete in casa, potete tranquillamente andare ad abbellire ulteriormente il vostro orecchino. Poi, per quanto riguarda il tubicino, in questo caso qui è realizzato con tutte le rocaille 110 appunto per avere un tubicino bello diritto. In questo caso qui, che abbiamo una leggera
conca utilizzato all'interno della lavorazione anche delle Rocaille 15.0, quindi vi occorrono anche delle Rocaille 15.0 che ho utilizzato in questa colorazione, che sono le Permanent Finish Galvanized Starlight, sempre della Toco. Inserite esattamente 4 Rocaille 11.0 sul vostro ago. Io sto utilizzando appunto queste qui che mi ha inviato il sito Cobiz e sono della Toco, le 11.0, e le portate alla fine del filo. Rientrate in queste quattro perline andando in direzione opposta ed effettuate 3 nodini. Unite i due fili con un piccolo nodino in questo modo e ripassate con l'ago all'interno di questo cerchio. E anche questo corto vado a ripassarlo all'interno e poi stringete. Vado a tagliare il filo e vi infilate con l'ago nella perlina che viene subito dopo. Inserite altre 3 Rocaille 11.0 e rientrate con l'ago in direzione opposta nella medesima perlina e tirate il filo. Questo è appunto il risultato. Ripasso con l'ago in queste due perline andando verso la perlina sporgente e tiro bene il filo. Altre 3 Rocaille 11.0 e rientro nella medesima perlina. E ripasso con l'ago nelle perline, queste due, per spostarmi nella perlina più sporgente della lavorazione per continuare. A questo punto sta a noi decidere appunto la lunghezza della barretta. Io voglio realizzare esattamente 5 crocette tutte collegate, queste sono appunto le prime 3, la prima, la seconda e la terza, quindi inserisco altre 3 Rocaille 11.0 e rientro nella medesima perlina andando in direzione opposta. E ho realizzato appunto la quarta crocetta e adesso vado a realizzare anche l'ultima crocetta. Quindi mi sposto verso le due perline andando verso quella più esterna e inserite le ultime 3 Rocaille 11.0 e inserite l'ago nella perlina, questa qui, sempre in direzione opposta. Ed ecco qua appunto le 5 crocette. Rientro anche in queste due perline e tiro bene il filo. A questo punto inserite una Rocaille 11.0, un bicono da 3 mm della Swarovski e una Rocaille 11.0. Questa è appunto la sequenza e rientrate, andiamo a lavorare al cubic row, rientrate in questa perlina andando sempre in direzione opposta, quindi in questo modo, e tirate il filo e abbiamo appunto completato il primo lato. Giro il lavoro per comodità ed ecco qua. Questo è il primo modulo, la prima crocetta, e abbiamo lavorato appunto soltanto la prima perlina del primo modulo. Adesso mi risposto nella seconda perlina, questa qui laterale, sempre del primo modulo, e vado a realizzare anche qui un lato. Quindi inserite 2 Rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate con l'ago in queste due perline. La perlina questa qui, questa laterale appunto di questo lato, e poi di nuovo nella perlina della base, in modo da andare a collegare tutti i lati, e tirate il filo. Rigiro di nuovo il lavoro. Adesso ho lavorato la prima, la seconda, vado a lavorare la terza perlina della base, quindi mi rinfilo nella terza. Mi ritrovo appunto a fuoriuscire dalla terza perlina del primo modulo. Dobbiamo inserire anche in questo punto qui un bicono. Quindi andremo ad inserire prima la Rocaille 11.0 e poi il bicono da 3 mm della Swarovski. Quindi questa qui è la sequenza per il terzo lato e vi rinfilate sempre nella perlina più sporgente del secondo lato e poi, per collegare il tutto, vi rinfilate anche nella terza perlina della base, questa qui da dove siamo partiti in pratica, e tirate il filo.
Se tirate per bene il filo, appunto avremo il primo lato, il secondo lato e il terzo lato. Rigirate di nuovo il lavoro, sempre per comodità, e vi rinfilate l'ago. Io abbasso un po' qui la lavorazione per mostrarvi il tutto. Vi rinfilate nella ultima perlina della base, cioè la quarta. Tenete conto che la quarta perlina della base dobbiamo collegare sia il primo lato e sia ovviamente il terzo lato per andare appunto a creare il cubetto in cubic row. Quindi infilate l'ago nella quarta perlina della base, infilate l'ago anche nella perlina del primo lato e tirate l'ago. Adesso per completare il tutto ci serve soltanto una rocaille 11-0, quindi una rocaille 11-0 sul nostro ago e seguite bene questo passaggio. Quindi adesso dobbiamo collegare anche il terzo lato con la perlina, questa qui la quarta, e il primo lato. Quindi rinfilate l'ago nella perlina più esterna del terzo lato, ritornate in questa centrale, cioè la quarta della base, e rientrate anche nella perlina, questa qui, del primo lato, sempre la rocaille, e tirate il filo. Vedete, appunto, avete formato il cubic row, tutti i lati, questi qui laterali sono appunto formati dalle tre rocaille 11-0, invece questi qui centrali sono formati dalle rocaille e anche dai bicono Swarovski. Adesso io mi ritrovo esattamente in questa perlina qui laterale, vedete? Ripasso in quella 11-0 che abbiamo appena inserito, ripasso anche nel bicono da 3 mm della Swarovski, ripassate anche in questa perlina qui e nell'altro bicono, in modo da andare a compattare quest'ultimo giro, quest'ultimo lato, e ripassate nuovamente nella perlina questa qui di partenza, e abbiamo appunto completato con questi passaggi il primo cubetto in cubic row. Io mi ritrovo in questa perlina qui e adesso dobbiamo realizzare questi passaggi tutti quanti anche per la seconda, la terza, la quarta e la quinta crocetta. Quindi devo risbucare con l'ago nella seconda crocetta. Quindi mi ritrovo in questa perlina e mi risposto in questa perlina qui laterale e anche nella perlina della prima crocetta della base, questa qui. Quindi rivado in queste due. Ed ecco qua. Adesso se osserviamo bene la lavorazione, vediamo appunto che questa perlina qui, che appunto è quella che collega la prima crocetta alla seconda crocetta, questo lato qui appunto già c'è la lavorazione, ed è questa qui, perlina, bicono, perlina. Quindi ci spostiamo direttamente nella seconda perlina della seconda crocetta, tirate il filo, e siccome siamo nel laterale della crocetta andremo ad inserire soltanto due rocaille 11-0, quindi due rocaille 11-0 e rientrate nella perlina questa qui del primo lato e di nuovo nella perlina da dove siamo partiti, quindi queste due, quella del lato del primo lato e quella la seconda della seconda crocetta. E tirate il filo, quindi anche questo lato qui è completato. Girate il lavoro, infilate l'ago nel terzo modulo della seconda crocetta, questo, e a questo punto qui dobbiamo inserire appunto il bicono Swarovski da 3 mm. Prima inseriremo ovviamente la rocaille da 11-0 e poi il bicono da 3 mm. Inserite questi due, ritornate ovviamente nella perlina sporgente del secondo lato per andare ovviamente a collegare tutti i lati e di nuovo nella terza perlina della crocetta in queste due. Girate di nuovo il lavoro. Dobbiamo lavorare appunto l'ultima perlina della seconda crocetta.
Quindi inserite l'ago nell'ultima perlina della crocetta e anche per collegare tutti i lati in questa perlina qui del primo lato, in queste due. In questo caso andremo a inserire solo una rocaille 110 per collegare tutti i lati, quindi una rocaille 110 e ritornate con l'ago in questa perlina più sporgente del terzo lato. Ripassate nella quarta perlina della seconda crocetta e anche nella perlina questa qui vicino appunto al bicono per collegare tutti i lati. Ed ecco qua. Abbiamo realizzato appunto tutti i lati, questo è come si presenta, e adesso nuovamente facciamo questo giretto sopra per andare a compattare queste perline perché risultano morbide. Quindi ripassate nella perlina appena inserita, anche nel bicono da 3, di nuovo nella perlina e nel bicono. Per riandare nella terza crocetta ripassate nella perlina questa qui del lato, riscendete in questa perlina laterale e anche in questa centrale che collega la seconda crocetta alla terza crocetta. Vi rispiego nuovamente questi passaggi e poi vi lascio completare la lavorazione da soli. Io mi ritrovo esattamente in questa perlina che appunto collega la seconda crocetta dalla terza crocetta. Appunto questa prima perlina già è lavorata perché già abbiamo appunto questo lato completato. Vi rinfilate nella seconda perlina della terza crocetta, inserite 2 rocaille 110 e vi rinfilate ovviamente nella perlina questa qui del primo lato e anche in quella della base. La lavorazione è sempre identica e tirate il filo, rigirate il lavoro, infilate l'ago nella terza perlina della terza crocetta, cioè questa qui della base, una rocaille 110 e un bicono da 3 e rientrate con l'ago sempre in questa perlina sporgente laterale e di nuovo in quella della base. Rigirate di nuovo il lavoro e andiamo a lavorare l'ultima perlina della crocetta. Quindi infilate l'ago nell'ultima perlina, cioè la quarta perlina della crocetta, infilate l'ago anche nella perlina questa qui laterale per collegare il primo lato, inserite una rocaille 110 e rinfilate l'ago ovviamente in queste 3 perline per andare a collegare tutti i lati. Io continuo con la lavorazione e ritorno da voi con questi altri 2 cubetti terminati. Ed ecco qui il tubicino completato. Ovviamente con questa lavorazione Cubic Row, con l'inserimento di bicono Swarovski, possiamo davvero realizzare tantissime cose, come anche un anello, perché no, realizzando appunto la fascetta, andare avanti e realizzare appunto dei graziosissimi bracciali, realizzare 2-3 file al cubic row e avere un bracciale davvero molto prezioso, tutto molto luminoso con questi bicono centrali. Possiamo davvero realizzare tantissime cose. Questo è appunto uno spunto creativo, un'idea creativa per andare ad abbellire questa tipologia di orecchino. Adesso vi mostro anche come inserirlo all'interno. Prima di andare ad inserire le perline in questi spazietti qui vacanti per rendere la lavorazione bella rigida, perché adesso risulta morbida, prima appunto di inserire queste perline per far diventare il tubetto rigido, andiamo ad inserire questa lavorazione sull'orecchino. Quindi vado a prendere l'orecchino, prendo anche una pinza e vado a fare una leggera apertura, ma di poco, tenete conto che è in acciaio quindi non succede assolutamente nulla, e poi inserite l'orecchino all'interno della lavorazione in questo modo, risbucate, vedete, dall'altra parte e poi portatelo alla fine così, e poi nuovamente con le pinze andiamo a dare, ecco qui, la giusta, in modo che dopo la lavorazione va a bloccarsi, vedete, in questo modo.
Adesso io mi ritrovo esattamente a fuoriuscire da questa perlina qui, questa qui laterale, vedete? E adesso vado ad inserire, come vi dicevo prima, in questi spazietti qui vacanti, vado ad inserire una locale 11.0. Vi zoomo un attimino, così vi mostro questo passaggio in dettaglio. Quindi una locale 11.0 e rivado nella locale 11.0 che viene subito dopo, cioè questa qui. Una nuova Rocaille 11.0 e rivado nella perlina che viene subito dopo, cioè questa. Una nuova Rocaille 11.0 e rivado nella perlina che viene subito dopo. Una volta completato questo lato, l'ultima perlina vado ad inserire una Rocaille 15.0 oro sul mio ago e inserite l'ago direttamente in questa perlina qui che va dall'altro lato. Vedete? Così potete girare il tubicino e andare a decorare anche questi altri lati vacanti. Quindi di nuovo una 15.0 e riandate nella 11 verso il basso. E poi in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una 11.0 della Toho, quindi una 11 e rivado nella perlina che viene subito dopo, una 11 e rivado nella perlina che viene subito dopo, una 11 e rivado nella perlina che viene subito dopo, una nuova 11 e rivado nella perlina che viene subito dopo, di nuovo. Di nuovo una 11 e rivado nella perlina di questo lato. Giro il lavoro. A questo punto, in questi spazietti qui vacanti, tutti quanti, andrò ad inserire una locale 15.0 oro. Quindi una 15 oro e rivado nella perlina 11.0. Di nuovo una 15 e rivado nella 11. Di nuovo una 15 e rivado nella 11. In questo modo andiamo a coprire anche il filo, che sia nel row che nel cubic row si nota un po' il filo se non usiamo ovviamente un filo trasparente, un monofilamento. Di nuovo una 15 e rivado nel vicono. Giro il lavoro, una 15 e rifaccio questo passaggio anche dall'altra parte, inserendo appunto le 15.0 in questi spazietti qui vacanti. Ed ecco qua il risultato terminato. Ovviamente quello che mi sono dimenticata di aggiungere prima è che questo tubicino possiamo tranquillamente decorarlo anche negli altri lati. Bisogna appunto, quando inserite le perline per creare il cubetto a row, bisogna inserire in questa perlina qui centrale sempre il bicono da 3 mm in modo da decorare anche gli altri lati del tubetto. Però volendo la decorazione possiamo farla anche in un secondo momento, quindi una volta che abbiamo realizzato il tubettino al cubic row, possiamo anche passare tranquillamente nella perlina. Una delle perline, queste crocette qui, mi rinfilo in questa così vi mostro come si può tranquillamente decorare successivamente. Mi rinfilo in una delle 4 perline della crocetta iniziali e possiamo tranquillamente inserire una rocaille 15.0, un bicone, una rocaille 15.0 e andare a decorare il nostro cubettino realizzando appunto una lavorazione ad incrocio. Se io inserisco appunto l'ago in questa perlina qui per andare a fare la decorazione ad incrocio, devo spostare l'ago in questa perlina qui in alto, quindi ripassate appunto nella perlina qui parallela da quella appunto da dove siete fuoriusciti, tirate il filo. Inserite una nuova 15, rientrate nel bicono in questo modo, di nuovo una 15 e rientrate nella perlina questa qui di partenza, andando ovviamente nel lato non lavorato, in questo qui. Tirate bene il filo e andate appunto a decorare in questo modo tutte le crocette al cubetto.
Cubic Row e potete farlo tranquillamente questa lavorazione per tutti i lati. Ovviamente viene una lavorazione ancora più paffutella perché la decorazione va aggiunta sopra al tubetto, stesso discorso anche del retro e del laterale, quindi avremo questo lato qui piatto perché l'inserimento appunto dei biconi è all'interno della lavorazione e poi una decorazione bombata qui nei lati per gli altri lati. Io sinceramente lo preferisco anche semplice, cioè in questo modo, senza decorazione il risultato è in questo modo. Questo è appunto il laterale. Volendo il tubetto potevamo anche realizzarlo più lungo e arrivare a questo punto, oppure un'altra versione è questa qui. Ho realizzato anche questo modello qui, davvero molto carino ed elegante. Ho utilizzato questo perno sempre preso dal sito Cobiz in acciaio, poi ho realizzato il tubicino al Cubic Row e poi ho inserito all'interno un chiodino realizzando la solina sia sopra che sotto e poi aggiungendo questo grappolino realizzato appunto con le perle di acqua dolce prese sempre dal sito di Cobiz. Io lo trovo adorabile e adesso vi mostro anche la versione che stavamo appunto realizzando prima con questa monachella allungata ed eccola qui. Davvero molto carini, dopo ve li mostro anche indossati. Qui ho preferito aggiungere le foglioline prese sempre dal sito di Cobiz, sempre in acciaio, e qualche bicono Swarovski da 3 mm della medesima colorazione utilizzate per il tubetto. Questi appunto sono i due orecchini, ma volendo, come dicevo prima, possiamo realizzare tantissime varianti, tantissime cosine, bracciali, anelli con i tubettini al Cubic Row. Vi lascio le immagini degli orecchini indossati. Lasciami un like e condividi il video con le tue amiche creative. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!